Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Wally. Oggi intervista super speciale con il Duca di Baionette. Allora, chi è il Duca di Baionette? Il Duca di Baionette è questo qui che vedete qui al mio fianco. È una persona normale, cioè c'è la certificazione del medico che dice che è normalissimo, eh? Comunque, chi è il Duca di Baionette? Il Duca di Baionette è, prima di tutto, è il curatore di una collana fantasy steampunk che si chiama Vapor Teppa, edito questo periodo da Acheron Books. In seconda cosa è un editor solo per i suoi autori, però non lo fa per tutti, altrimenti non avrebbe tempo neanche per dormire. E per terza cosa è un tenutario di corsi online molto belli per editor e scrittori, corsi che ho seguito anch'io, quindi se non vi piace quello che scrive, ve la dovrete prendere con lui. Ciao, signor Duca. Ciao Wally. Ah, Marco Carrara è il nome che c'è sulla carta d'identità. Comunque, lui è il Duca di Baionetta. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di tante cose che spero possano essere utili a tutti voi che volete scrivere o fare gli editor. Allora, cominciamo con la prima domanda. Vai. Nel senso che non è una domanda, queste cose le ho prese qua e là nei gruppi di scrittori emergenti, su internet e compagnia bella. Frugando nell'immondizia, tra i secchi di pietre, tutte queste cose qui, ok? Esattamente. Quindi, Si trovano cose in ogni luogo per da buon un'ispirazione. investigatore, la prima cosa che si fa guardare è la pattumiera. Perfetto. Prima cosa, per scrivere basta il talento, non serve nient'altro. Ah, che bello, fantastico, fantastico, assolutamente. Sono quelle cose spettacolari. Almeno fosse il talento, nel senso che quando ho tentato di fare quel nome collettivo come talento per intendere Prosecco e altri spumanti del Nord-Est, a quel punto uno dice effettivamente, se la vostra condizione è che vi riempite di quelli e poi scrivete, magari qualcosa viene. Se invece si intende il talento come capacità innate, qui ci trovo un altro problema. Allora, al di là che in realtà c'è un problema linguistico, quindi al solito siamo in ambito Wittgenstein, ovvero. La maggior parte dei problemi di ragionamento sono problemi di linguaggio. La gente non sa che cazzo sta dicendo, usa le stesse parole per intendere cose diverse o opposte. Quindi, due possibilità. Tanta gente intende il talento nel senso del si è impegnato fin da piccolo, ha sviluppato capacità, adesso se le approfondisce con studi ancora più precisi sarà più bravo. Dicono il talento, non è talento, è addestramento. Ok? È come dire un bambino fa un disegno, la mamma gli dice sei bravo, questo lo incita come feedback positivo a disegnare di più, quindi diventa bravo a disegnare, disegna sempre di più, poi quando andrà a studiare come si disegna davvero e quindi farà un corso specifico e tutto, uno potrà dire che è una base di partenza migliore, tra virgolette, talento. In realtà non è talento, si è fatto un mazzo come hobby quando era piccolo e quando era adolescente. Se invece andiamo sul talento nell'altro senso, cioè il talento innato, quindi non ci siamo addestrati ma non lo sappiamo, abbiamo fatto finta di non averlo fatto, il talento innato, questa è una questione scientifica. Scientificamente è stato dimostrato che il talento innato non esiste, cioè non è una questione di opinioni, ora è una questione puramente di studio, di verificare se una cosa esiste o meno. L'ultimo talento che sembrava veramente tale, qui stiamo parlando comunque di talenti in ambito di applicazioni mentali. Ora, se sei alto 1,90 m e hai le gambe lunghissime e hai tutte queste cose, hai delle capacità fisiche che magari ti aiutano nella corsa, ok? Qui stiamo parlando di attività legate invece a capacità mentali, che sono tutte addestrabili a meno di non avere un ritardo mentale, un danno cerebrale, altre cose. L'ultimo talento che sembrava veramente tale, che era l'orecchio assoluto, che più o meno. Metà dei più grandi musicisti della storia ha avuto l'orecchio assoluto. Allora, se pensiamo che in natura chi possiede l'orecchio assoluto è un caso su 10.000, a questo punto comincia a diventare abbastanza importante. Dice, cavolo, uno su due di quelli che sono grandi musicisti ce l'hanno, tipicamente invece uno su 10.000, e uno dice, è effettivamente un talento utile. Questo talento sembrava, come stavamo accennando prima, l'ultimo vero e proprio talento che sembrava innato, quindi uno dice, cavolo, non è addestrabile. Anche questo invece si è scoperto che è addestrabile. C'è stato uno studio nel 2014, non mi ricordo se a Tokyo, mi sembra sia all'Università di Tokyo, l'ho comunque inserito degli accenni a questo in un mio articolo dedicato a 5 miti sulla scrittura su agenziaduca.it, in quello studio hanno preso, se ricordo bene, erano 20 bambini circa, non mi ricordo più, una cifra simile.
In pratica li hanno fatto, sono bambini molto piccoli, immaginate da un anno, 2 anni, 3 anni, bla bla bla, saline, insomma, vari bambini, mi sembra principalmente una fascia 5 anni, adesso non mi ricordo i dettagli. E la cosa interessante, hanno fatto fare dei piccoli esercizi varie volte al giorno di riconoscimento delle note, insomma, vari esercizi che sono pensati fossero utili a sviluppare l'orecchio assoluto. In un periodo che andava da meno di un anno a, mi sembra per quelli più grandicelli, ma comunque entro i 12 anni, e a un periodo di un anno e mezzo circa, tutti. Quindi non uno su 10.000, non uno su 100, non uno su 10, ma tutti, e mi pare fosse una ventina, hanno sviluppato l'orecchio assoluto. Quindi l'orecchio assoluto è una capacità addestrabile, magari in questo caso va addestrato come adesso ancora si ritiene entro i 12 anni d'età, non si è sicuri neanche di questo, francamente, ma probabilmente sì, ma è comunque addestrabile, quindi non esistono talenti non addestrabili. Si potrebbe entrare nell'ottica del ragionare del perché alcune persone vogliono l'idea rassicurante che esista il talento. Se vogliamo cominciare a tirare fuori insulti verso le persone che non vogliono studiare, può essere un ottimo argomento, perché fondamentalmente lo scopo è quello. Oppure l'ignoranza scientifica, perché non sono cose su cui uno può avere un'opinione, non c'è il diritto di opinione su fatti scientifici. La gente che ha il diritto d'opinione, immaginate Zingaretti che vi dice: ma no, il coronavirus non è un problema, la mia opinione è che dobbiamo andare a prendere tutti lo spritz in centro a Milano. Bene, bravo Zingaretti, la tua opinione è molto interessante. Ma i medici stavano dicendo: cavolo, chiudetevi in casa perché a voi non sembra grave, ma fatevi due conti sul tempo di contagio, eccetera, eccetera, e probabilmente ci sono già un sacco di infetti, andrà sempre peggio. E lui: no, no, io ho un'opinione, io ho diritto ad avere un'opinione, la mia opinione è scatarriamoci in faccia e beviamo lo spritz. Bene, tutto molto bello. Non bisogna avere le opinioni uccidono le persone. Quindi possiamo dire che per scrivere basta il talento è una cagata colossale. Esatto, a meno che non sia lo spumante, ti sfondi e magari sviluppi capacità che da sob non hai e va molto meglio, ma magari un corso di scrittura è meglio lo stesso. Quindi arriviamo adesso al secondo luogo comune. Per scrivere non serve leggere. Allora, questo è difficile, nel senso che in realtà la lettura prevede la lettura di testi che in buona parte sono scritti male. Ok, quindi per imparare come si scrive, in realtà ci sono due problemi. Metti Ti anche che fermo avete un testi. attimo, ti blocco un attimo, anche perché conosco già il tema, perché ne abbiamo già parlato tante volte sul discorso che la maggior parte dei libri sono scritti male. Se ti va bene, possiamo fare un altro video dove parliamo solo di questo, perché è un argomento molto interessante, spiegare perché anche alcuni classici, alcuni grandi successi sono scritti male, perché comunque hanno avuto successo. Ti va bene come cosa? Così lasciamo la curiosità a chi ha ascoltato adesso, che appunto hai detto che nel caso comunque la maggior parte delle cose sono scritte male, così poi nell'altro video diamo anche magari qualche strumento per poter capire quando uno scrittore è buono. Sei d'accordo? Sì, va bene, così parliamo di gusti e altre cose che sono gli elementi chiave in realtà del piacere della lettura. Cari ascoltatori, cari editori in erba, cari aspiranti scrittori, cari scrittori affermati che ci state guardando, non perdete quindi anche il prossimo video che faremo. Puoi continuare, grazie. Ok, così magari in quello facciamo anche gli accenni sui bias cognitivi, perché anche lì è tutto scientifico, non è opinabile il motivo per cui certi libri piacciono o meno. E torniamo a questo, prima di andare a dire che sì, è meglio leggere libri, però vorrei segnare questa cosa, mettiamo anche di avere dei libri scritti molto bene, il libro è il risultato, ok? Il libro non ti fa vedere il processo, dà il risultato almeno di non conoscere già le regole che lo determinano, non puoi generare il processo. Tanta gente questo non lo capisce perché non ha idea di come si progetti e come si scriva e come si ragioni un libro, quindi pensano di poter desumere la scrittura dal risultato, ma è la stessa possibilità di poter desumere come diventare bravo a tirare con la carabina guardando un bersaglio con i buchi. E se pensi che questo non sia l'esempio corretto, vuol dire che non hai capito niente di scrittura, questo è un test. Se pensi che l'esempio non sia corretto, vuol dire che non sai niente di scrittura, punto. E Wally può confermare perché gli ho fatto un mazzo tanto sui processi di come si ragiona la scrittura, come si ragiona tutto il retroscena che non potete vedere e nemmeno immaginare dal testo scritto. Ok? Confermo un bel po' di ore passate su Skype a mettere in piedi l'analisi dell'arco narrativo dei personaggi, della storia e tutto. Confermo che abbiamo passato un bel po' di ore. Molto, è stato molto carino, più facile del previsto perché comunque avevo già le idee belle in testa, però è stato molto bello e soprattutto, a parte gli scherzi, molto educativo.
E anche come scegliere i dettagli. Tanta gente non capisce che il modo in cui si arriva a certe scene prevede un gigantesco lavoro che non è visibile, almeno che non sai già come si può fare. A quel punto, dai dettagli che cogli, puoi capire più o meno che tipo di lavoro c'è, ma devi saperlo, quindi devi avere un'istruzione, un corso dietro. Ok, torniamo invece alla questione dell'invece che leggere vale la pena, perché fin qui abbiamo detto che ok, leggere non è così fondamentale. Infatti uno può leggere pochi libri all'anno, aver fatto un corso corretto di scrittura, quindi scegli, non leggi una massa di libri penosi che leggi per tuo gusto, come li leggo io, ma leggi pochi libri corretti e ti impegni sullo studio e quindi fai allenamento, così si chiama un allenamento focalizzato. È la stessa differenza tra sbracciare con le mani a vuoto e muovere i pugni a caso, e lo puoi fare anche 20 ore al giorno, ma ti servirà meno che fare magari 5 ore alla settimana pugilato con un allenatore, ok? Quindi leggere cose a caso, senza capire, senza basi, senza formazione, è altrettanto utile che sbracciarsi a vuoto, però può servire a qualcos'altro. E accumulare informazioni, accumulare idee. Sei appassionato di un qualcosa, sei appassionato di romanzi storici nell'antica Roma, anche soltanto farsi un'idea del quali sono le informazioni storiche corrette che tipicamente sono presenti in quei romanzi per capire cosa invece conosci tu, che di solito non c'è e quindi fa da elemento per costruire l'autorità dell'autore. Se ovviamente non conosci cosa scrivono gli altri, è difficile capirlo. O anche per autostima, allora, che in ambito cognitivo-comportamentale l'autostima è una stronzata ed è sbagliata, però lo usiamo nel senso comune di autostima adesso, ok? Facciamo in ambito autostima in senso comune. Tu leggi, ti accorgi che tanti romanzi storici, come è vero, sono scritti di merda e sono tutt'altro che storici, scritti coi piedi da gente che non ha un'idea vaga né di psicologia sociale, né di antropologia, né di usi e costumi del periodo scelto, né di niente. Questo è il livello medio dei romanzi storici, ma anche, basta anche soltanto ricordarsi un romanzo storico di un importante editor della Mondadori attuale di qualche anno fa, dove c'era il Barbarossa e una scena che mangiava il tacchino. Uno dice: anche un bambino di 2 anni sa che i tacchini vengono dall'America e che in Europa nel periodo del Barbarossa non c'erano, lì c'era, Barbarossa si mangiava il tacchino. Ed era pieno di queste castronerie storiche, che non erano, tra virgolette, messe apposta per trollare modello, cos'è Ti Nikita fermo un Ronna, Messi Roberto, attimo, ti ecco. fermo un attimo su questo discorso che è molto interessante. Vabbè, lo sai già, ho un'intervista da fare a Livio Gambarini che di queste cose lui è molto attento, uno studioso appunto degli ambienti storici, i suoi romanzi sono tutti, pur essendo distopici piuttosto che fantasy, oltre che strabelli, ha proprio un grosso studio sul periodo narrativo sugli usi e costumi di quel periodo, proprio per non scrivere questa cosa. Mi ha dato un'idea, sarà senz'altro una domanda che gli vado a porre. Oltretutto lo conosci molto bene, Livio, quindi. Eh sì, è un mio studente, direi. Tanto a breve avrà la pubblicazione con PM di Mondadori, ha il contratto, l'ha fatto vedere. E Livio sarà interessante chiedergli il lavoraccio che deve fare, non per i dettagli da mettere, ma per tutti i dettagli che non può mettere, perché sono difficili da capire con la sensibilità attuale e nelle dimensioni delle scene non vale la pena costruire il tutto in modo che siano inesplicabili. Quindi come rendere un linguaggio che abbia una parvenza vagamente storica, comportamenti e altre cose nei limiti di ciò che possiamo capire senza impazzire e far passare la spiegazione. Quella è la cosa più Bravo, interessante. E mi sarò. Vabbè, aiuterai a mettere giù le domande anche per lui. basta chiedergli quella e capisce e ti dice lui. Quella è veramente la parte interessante, che quella non puoi vederla. Tu leggi un romanzo storico e dici: cavolo, belle queste cose, effettivamente sa tante cose, le ha messe, e magari se è veramente bravo non vedi il 90% dei dettagli che lui avrebbe messo, che dice: ma questo è storicamente accurato, loro si sarebbero salutati così, avrebbero detto questo, avrebbero fatto questo, ma magari nella nostra cultura attuale significa l'opposto ed è troppo scomodo far percepire che invece significa un'altra cosa e ci rinunciano. È pieno di cose interessanti, è un grosso lavoro fare romanzi storici. Se si vuole farli bene, quindi il 99% degli autori romanzi storici semplicemente questo grosso lavoro non lo percepisco, non sanno che esiste, non gliene frega un cazzo, fondamentalmente, dai. YouTube non censura cazzo, lo possiamo dire. A YouTube piace. Quindi, partendo da quello che hai appena detto, arriviamo alla prossima domanda. Vai. I corsi di scrittura non servono a niente, servono solo a far arricchire chi tiene i corsi, sono soldi buttati via, non fate corsi di scrittura. Ok, anche questo è molto divertente perché in realtà ha un fondo di verità. Molti corsi di scrittura, se non quasi tutti, non servono a niente. Io ne ho frequentati vari, per lo più
online, sì, praticamente tutti online, e di quelli fisici ho avuto feedback da persone che li hanno frequentati e che sono miei clienti, perché io faccio un modello di marketing a cavalluccio, ovvero un tipo di prodotto a cui le persone, il mio corso, a cui le persone arrivano dopo essere stati delusi dai prodotti degli altri. Si chiama marketing a cavalluccio, in questo caso non nella variante di cooperazione d'aiuto in cui tu fai una cosa, l'altro fa una cosa complementare, ci si rimbalza i clienti, ma nel caso invece più dominante dove tu hai la gente che arriva e in tanti casi ti dicono ho fatto il corso online di tal dettagli, non facciamo il nome, ho fatto il corso in aula di tal dettagli. Mi ricordo ancora quando Livio mi disse di un corso che aveva fatto, di cui non dico l'autore, ma è un autore famoso, tanto mi sembra sia scritto comunque nelle testimonianze sul mio sito. E mi disse che il mio corso base, quello che adesso regalo gratis, ok, il mio corso base, cioè quello che aveva fatto con quell'autore famoso, valeva Scusa se un no il attimo, scusa un 10%. attimo. Link poi al corso base dove potete scaricare il PDF di oltre 250 pagine, mi pare. Poi ve lo metto qui nella descrizione così sapete dove andarlo a prendere. Perfetto. Ci sono anche gli articoli online per chi preferisce leggerlo senza scaricare nulla. E dicevo, mi ha detto, io ho fatto questo corso famoso che anche lì ho imparato, se no, il 10% di quello che ho imparato nel tuo corso base, che all'epoca era tutto quello che insegnavo, il mio corso base e poco altro. Poi avendo sviluppato il mio corso a livelli molto, molto, molto superiori, ormai sono passati 6 anni, Livio me l'ha detto che era il 2013-2014, e ho sviluppato un corso talmente enorme che quello base, per quanto sia ancora un corso gratuito che è migliore di praticamente tutti quelli a pagamento, questo non lo dico io, lo dicono quelli che hanno fatto gli altri e poi hanno fatto il mio, quindi si tratta di testimonianze sicure, e lo posso dare gratis, non ho motivo di venderlo, ho ben altro da vendere di migliore di quel corso base. Mi sembra anche giusto che ci sia comunque del materiale formativo che, torniamo all'altra questione, dice... E questa gente si arricchisce coi corsi, spesso no, chi li fa in aula e magari ti fa sganciare 2000 euro per stare con altre 20 persone in un'aula dove puoi andare fisicamente, scomodo, devi prendere gli appunti, una registrazione, una rottura di palle, e impari molto meno di quanto potresti imparare da metà di quelle ore fatte come video lezioni, ok? Loro magari effettivamente ci guadagnano. Ma la maggior parte dei corsi, andate a vedere su Udemy, corsi di scrittura a 10 euro, a 20 euro, vabbè, Udemy è scandalosa. È scandalosa se devi vendere, è perfetta se devi comprare. Ci sono dei corsi bellissimi di disegno, altre cose che puoi comprare. Se devi vendere, vendere su Udemy vuol dire che sei scemo, francamente, perché sconta tutto al 90% e ti arriva in cassa 2 euro. Dicevo, la maggior parte non guadagna, un po' perché vende così, un po' perché anche quelli che vendono da soli, che hanno capito che non devi trovarti nella stessa piazza dove ci sono gli altri, ma devi vendere dove non c'è un elemento di confronto, magari ti mettono un corso magari di 20 ore, che ne so, 15-20 ore. Il mio, per esempio, sono 7 ore e mezza, 6 ore di bonus, i video mancano 13-14 ore, credo, senza contare codice sceneggiatura che adesso ha soltanto gli articoli ed è enorme, e quando sarà in video penso che sarà una decina di ore pure lui. Vabbè, magari hanno un corso grande come il mio, ma te lo vendo a 297 euro. E dice, ma 297 euro non è poco, sì che è poco, soprattutto se hai costi di acquisizione dei clienti sempre più alti, perché magari li ottieni principalmente da Facebook. E i leads in Facebook non costano più 30 centesimi come una volta, e comunque a 30 centesimi era pubblico immondizia, era pubblico sporchissimo. Magari adesso i lead devi acquisirli a 3 euro e magari li converti non io sul pubblico sporco, 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 cioè pubblico mal targettizzato, converto al 2%, quindi converto con una media che mi è stata indicata come ottima di mercato, ma sul pubblico organico io converto anche al 10 più, cioè cifre mostruose. Però metti che tu converti all'1-2%, al 2% con leads a 3 euro vi fate due conti, a 297 euro non è tanto sostenibile come modello. Quando salirà ancora il prezzo dei leads saranno fuori mercato, ma qui stiamo parlando di marketing, lasciamo stare, e di tendenze. Ricapitolando, abbiamo che tanti corsi in effetti fanno schifo, quindi e soldi buttati a fare i corsi, quindi hanno ragione. Sul fatto che la gente si arricchisca invece spesso hanno torto. Poi c'è l'altro caso, metti che trovi un corso buono. Ad esempio, il mio corso Wally l'ha visto, funziona, al di là che ci sono i libri da vedere pubblicati di chi ha fatto il mio corso, che vengono usati da chi studia all'interno del mio corso, c'è l'entusiasmo dei corsisti nei live, il fatto che quando si impegnano i risultati arrivano e migliorano, ci sono tanti vari parametri, poi c'è anche il parametro più stupido possibile, che è quello delle pubblicazioni. Vabbè, i miei autori senza problemi vengono pubblicati da Acheron Books, vengono pubblicati, vabbè, Livio adesso c'è il contratto con PM.
Tra gli autrici che ho pubblicato c'è Giulia Besa, che ha pubblicato con Spelling and Kafra, ha pubblicato con Einaudi, pubblica regolarmente con Giunti. Adesso addirittura mi sembra stanno arrivando a fare 2 libri all'anno perché le stanno chiedendo sempre più roba perché lei vende. Caso strano, vende. Oh mio Dio, vende. Supera l'anticipo. Quei casi strani dove dice: Oh mio Dio, teneva faccia strettissima. Mi sembra con Giunti. No, forse uno con Giunti e sta facendo un'altra cosa con qua, ma non mi ricordo. Insomma, va alla grande. Ma questo è un parametro stupido. No, io potrei avere il miglior autore del mondo, bravissimo, che semplicemente non si sa posizionare, non sa fare le cose, non lo pubblica nessuno, ok? Quindi se vi piace quel parametro, usatelo e ce l'avete. Gruppo Mondadori e altre cose, soprattutto con Livio perché è quello che veramente ho seguito fin dall'inizio. Giulia è un caso diverso, è più un percorso parallelo di stessi studi, stessa teoria, ma parallelo. Ma Livio è mio studente, si è fatto un mazzo tanto ed è arrivato dove voleva arrivare. Quindi i corsi, oh, è vero, tante volte sono uno spreco di soldi, tante volte non fanno guadagnare neanche chi li tiene, nel mio caso ci guadagno perché lo vendo a 1000 più gli upsell per il premium e le altre cose. Perché giustamente il mio corso lo vendo al prezzo corretto, piuttosto preferisco dare gratis il corso base. E uno deve decidere. L'idea è anche che se pensi che i corsi non servano, che siano tempo sprecato, che non valgano i soldi, non è tanto da discutere di farsi convincere del contrario, è una questione di mentalità. Non comprarlo, non farlo. Finché si ha in testa quelle cose, non bisogna farsi convincere del contrario, bisogna semplicemente rinunciare a fare i corsi. Arriverà poi la maturità e la capacità di ragionare che porterà a dire forse mi conviene fare un corso, come forse mi conviene fare corsi di difesa personale prima di andare a fare il buttafuori, così non mi asfaltano per terra i sudamericani. Cioè, anche quest'ottica di ragionare un attimo è una cosa che c'entra con la scrittura, c'entra con la capacità di disciularsi nella propria vita quotidiana e non essere sempre nel 99% di quelli che non capiscono niente, non sanno niente, non fanno niente. Modello Dan Kennedy, no? Che usa sempre questa cosa: il 99% di tutti su qualsiasi cosa non capisce niente. Vorrei dire una cosa importante, Vai. perché io al momento non posso dire nulla, nel senso che sto ancora scrivendo il primo libro, non so neanche se uscirà mai, se sarà bello o meno, quindi il mio parere vale zero. Ho però, come sai, alcuni dei tuoi autori che intervisterò, poi magari ne troviamo qualcun altro, sono dei tuoi autori. Io non vorrei che qualcuno potesse pensare che questo è fatto per qualche marchetta per spingere i tuoi corsi. Volevo spiegare perché ho fatto questa scelta, semplicemente perché ho scelto autori che sono stati pubblicati da casa editrice che abbiano una qualità garantita dei loro libri. Su alcuni libri dei tuoi autori ho proprio studiato perché fanno parte del programma di studio. Però con questo non significa che non intervisterò altri autori se mi capiterà e se si proporranno ovviamente, però a delle condizioni molto ben precise che mi si sono proposti autori in self-publishing, però self-publishing you can print e cose del genere, cioè editori a pagamento che ovviamente non intervisterò mai perché non ha senso. Quindi comunque sto cercando di fare dei video che portino qualcosa delle idee, delle opinioni, ma anche dei dati certi a chi vuole fare l'editor piuttosto che scrivere libri. Quindi al momento, proprio per partire, ho scelto autori che conosco personalmente, quindi dalla scuderia del Duca di Baiorette, ma se ne arriverà altre sarà senz'altro anche su quello, ci mancherebbe altro. Era solo una precisazione per evitare che qualcuno pensi che queste siano marchette. Poi se lo Anzi, pensate andate parlando a fanculo proprio. tranquillamente, non c'è problema. Esatto, parlando proprio di altri, io consiglio, allora c'è il problema che vorrei consigliare un corso di un'altra persona, solo che sta sistemando il sito col corso adesso e non so se sarà pronto tra 1 o 2 settimane, che cosa. Comunque, non dico No, l'indirizzo nel esatto del caso corso, dico la poi me lo persona. presenti, facciamo un'intervista anche a lui, non c'è nessun problema. Ma no, devi già intervistarlo, è Livio. Livio Gambarini ha messo su un sito nuovo, no, non dico adesso l'URL perché se ci andate alcune pagine non sono ancora pronte, per quello che non voglio dire l'URL. Ma Livio Gambarini ha fatto un corso, tanto complementare al mio, infatti stiamo ragionando di fare proprio un'ottica di lavoro in cui faccio certe cose, corso di scrittura molto tecnico, lui un corso più di approccio, di capire le cose di base, mentalità, ragionare, acquisire la mentalità da scrittore fondamentalmente come base di partenza. Per poi essere seguito direttamente in consulenze private, che costano tanto, da Livio.
E Livio è molto bravo. Secondo me è allora, se uno non è sicuro di voler andare in un ambito troppo troppo tecnico, quindi l'ambito che io consiglio come approccio corretto, ha un po' di timore di basi che non sono coperte nel mio corso base, che so, concetti generali di teoria, di mentalità, di approccio, di come funziona l'ambito tossico e disfunzionale del mondo degli scrittori, non troppo, ma degli aspiranti scrittori, eccetera. Il Livio ha tirato su un corso bellissimo, io lo sto facendo adesso, mi ha passato ieri l'accesso, ho fatto le prime ore, bellissimo. Poi Livio è molto bravo a parlare, molto più di me, e io lo consiglio. Oh, viene anche quello 1000 euro, 997, però se uno vuole imparare a fare le cose deve formarsi, uno può farsi il mio corso base, gratis, si fa il corso di Livio, come scelta alternativa è fantastica, e va benissimo. Oppure editor, abbiamo detto che io l'editing non lo faccio più. Lo faccio solo per i miei autori che scelgo io, quindi possono essere o gente che si candida per VaporTape, mi piace molto, o gente che ha comprato il mio corso avanzato durante una live con le esercitazioni. Ci accorgiamo che è molto bravo. È capitato con una mia corsista 2 mesi fa, mi sembra 3 mesi fa, e sono io a farmi avanti a dire che voglio seguirla da quel momento in poi gratis per VaporTape, se è interessato a produrre qualcosa per VaporTape. Ecco, in quel caso c'è anche un fenomeno interessante. Se qualcuno che ha pagato il mio corso, quindi ha pagato 1000 euro, 1497, quel cavolo che è, in base al momento, in base a quello che ha comprato, e viene poi scelto per VaporTape, e la gente che viene scelta per VaporTape viene formata gratis, allora come rimborso io do in regalo 4 consulenze da usare in futuro quando vorranno, nel giro di un paio d'anni. Si mette una scadenza minima, perché non è che magari mi contattano quando avevo 75 anni e mi dicono: ti ricordi che tanto tanto tempo fa mi hai detto che potevo. Ecco, 4 consulenze che io vendo da sole a 2000 euro, gliele regalo per le cose che non c'entrano con VaporTape. Perché magari poi, che ne so, vorrà fare un giallo, noi gialli non li pubblichiamo a meno che non siano anche fantasy e fantascienza, proprio un giallo puro, perché magari ha avuto l'occasione di pubblicare col Mondadori, con un'altra casa editrice, ha bisogno di una mano, 4 consulenze gli regalo, sono 2000 euro in regalo contro 1000 pagati magari. Mi sembra giusto, perché avendo pagato voglio dargli qualcosa in cambio per sostenerlo. Poi in realtà per adesso non è ancora successo, tutti gli autori che hanno voluto pubblicare con VaporTape sono rimasti ancorati con gli artigli su VaporTape a voler pubblicare solo con VaporTape, perché vogliono lavorare direttamente con me, ma anche perché gente comunque stava continuando a scrivere fantasy e fantascienza, non stava cambiando genere, quindi a quel punto. Quindi, come detto, il corso Livio è fantastico, un'ottima scelta. Oppure andiamo sugli editor. Io l'editing, l'ho detto, non lo faccio più, lo faccio solo per gli autori che seguo io. Anche Livio non fa più l'editing, fa le consulenze, quindi bisogna essere in consulenza con lui. E quindi c'è un problema: da chi si va? Perché una volta diceva la gente: chiedete se Livio ha tempo, perché era la persona migliore. Ma io ho un secondo editor, Leonardo Muzlinger. Leonardo Muzlinger è bravissimo, è uno dei miei corsisti migliori. Tanto mi sembra anche uno dei corsisti della prima ora di quando il mio corso è diventato non più corso diretto su Skype a voce, ma è diventato un corso di video lezioni e articoli a metà 2018. E Leonardo Muzlinger ha anche pubblicato un romanzo, si intitola Il lavoro dei maiali, eccolo qui, con Mosca Bianca. Ne ho letto un pochino perché non ho mai tempo di leggere le cose mie, volevo giusto vedere com'era, e è scritto molto bene. Tra l'altro lui non mi ha mai detto di averlo scritto, non me l'ha mai consigliato, perché diceva: ma rispetto a quanto ho imparato adesso col corso non è bello. No, è bello, cioè, da quello che ho letto io è scritto molto bene, quindi c'è poco da dire che no, avrei potuto scrivere. No, cazzo, sei bravissimo. Minchia, Leonardo è è la già persona impegnato migliore. per 2 mesi in editing. Sto già facendo la coda, se adesso poi me lo pubblicizzi così sono cazzi acidi, eh. Eh beh, ma ci sei in coda tu prima degli altri, gli altri arriveranno dopo a chiedere, sei già in coda. Cavolo, quello è un problema, perché i pochi bravi, se si sanno piazzare, poi sono intasati di lavoro. Ah, secondo me Leonardo deve cominciare a chiedere 10 volte le tariffe di adesso, non importa quali siano, ma 10 volte, perché è scandaloso che abbia delle code. Deve avere un sacco di soldi e il modello con la coda che sparisce, no? Tipo cos'è? Il magazzino stile Toyota. Mi sembra cosa buona e giusta. Passiamo al prossimo. Anzi, senti, questa domanda io la lascerei quando parliamo dell'altro discorso dei libri, quando faremo l'altro video, quello sui libri belli, brutti che vendono, perché
domanda sarebbe il segreto è non seguire le regole. Secondo me, vista nell'ottica di... Ok, c'è il discorso che per non seguire le regole prima devi conoscerlo, perché altrimenti sei solamente un pirla che non sa scrivere. Perché si può non seguire le regole, però prima devi conoscere e ci deve essere un motivo per il quale non le segui. Però mi sembra che questa domanda possa essere perfettamente collegata al discorso dei libri belli, libri brutti, perché vendono, perché non vendono. Cosa ne pensi? O vuoi che ne parliamo adesso? Allora, la possiamo mettere la prossima volta. In realtà, anche in questa domanda, quando viene formulata la questione, o c'è gente che ne discute, in realtà non sta parlando veramente di questa cosa, ma sta facendo un errore di linguaggio, e intorno a quell'errore di linguaggio costruisco un ragionamento che di per sé non potrebbe esistere se la premessa fosse corretta. Però sì, la possiamo collegare agli argomenti della prossima volta, va bene? Allora, questa è la domanda più bella di tutte. È la domanda che aspettavo, dove voglio che tu dia il massimo di te stesso. Ricordati, uno, questo video non è per bambini perché è segnalato su YouTube che non è per bambini. Due, non è monetizzato, quindi non possono togliere la monetizzazione. Allora, la domanda è, pubblicare in Italia per un nuovo autore è difficilissimo. Perché? O paghi la Marina Berlusconi, o dai via il culo, o sei una persona famosa, o tuo fratello è, che ne so, il più importante scrittore al mondo, oppure sei amico della sorella dell'amico della sempre di Marina Berlusconi. Questo è quello che dicono, perché le case editrici non vogliono pubblicare i nuovi autori, perché le case editrici non vogliono pubblicare i nuovi autori, perché non gliene frega niente. Chiaro? Tu cosa ne pensi di questa cosa? È una domanda di una bellezza incredibile, cioè sono considerazioni di una grandissima bellezza. Allora, vabbè, manca un elemento importante, perché tutto questo non basta, devi essere anche possibilmente di un livello abbastanza elevato in una loggia del Grand Oriente d'Italia, perché senza quello, il resto non puoi fare niente, ok? Questo è molto importante, segnatelo, scrivete, segnatelo, subito. Allora, sì, ci sono, vabbè, come in ogni ambito, se sei famoso, se c'hai tutte le cose, hai dei piccoli vantaggi, però non sono vantaggi determinanti e soprattutto non è in realtà un problema trovare qualcuno che ti pubblichi, magari può essere un problema quello che succede dopo che ti pubblicano. Tante volte uno si accorge che per vari motivi autopubblicarsi sarebbe meglio. Questo magari è un argomento che possiamo affrontare un'altra volta perché ci sono questioni tecniche che uno non pensa, ma dice: cavolo, potessi controllare tutto io, sti casini che succedono non ci sarebbero. E non è neanche colpa dell'editore, non sto dicendo colpa dell'editore, sono cose tecniche che succedono agli editori che neanche loro vorrebbero per colpa di come vengono distribuiti e varie magagne tecnologiche che un autopubblicato non ha. Però mettiamo, dice, mi pubblico con un editore, ok? Voglio essere pubblicato, un editore piccolo, i medi in realtà sono pochissimi, grande. È fattibile? È possibile? Sì, in realtà sì, perché c'è la questione che loro, ok, loro tante volte non guardano i manoscritti inviati perché sono troppi, perché sono tonnellate, hanno i lettori che li controllano e che non capiscono niente, i lettori, perché anche lì dire che il lavoro più miserabile e mal pagato, tipo 50 euro a scheda, è quello più importante, è una cosa ridicola. In realtà chi deve verificare i testi e scegliere dovrebbe essere le persone più competenti possibili. Non l'ultima ruota del carro, perché l'ultima ruota del carro non sa distinguere un testo buono da uno cattivo. Se, anche il fatto che in realtà tanti testi non sono così buoni a notare la differenza, perché dopo parleremo di quelli veramente buoni, ma metti un testo scritto leggermente meglio da uno scritto malissimo, non notano la differenza, sanno i loro bias cognitivi legati ai loro gusti e alle cagate che hanno nel cervello, perché appunto è saturo di bias cognitivi invece che conoscenza, portarli a dire questo è meglio, quest'altro è peggio, spingerlo, ok? Quindi ok, grandi editori con la quantità di manoscritti che gli arrivano hanno dei problemi, magari non li scelgono, sono anche demotivati, dicono abbiamo provato a farlo, ma in 3 anni non abbiamo pescato niente di buono. Devono avere un aiuto da qualcuno che gli garantisca, guarda, questo vale la pena che lo guardi perché per la tua collana e per il tipo di opere che mi hai detto che volete fare uscire nel prossimo anno, nei prossimi 2 anni, è una buona scelta. Chi sono queste persone santissime che fanno questo bellissimo lavoro? In teoria, perché qui si apre un'altra parentesi, ma non potremmo fare nomi, perché quando si dice la verità in questi ambienti, la verità che si dice si chiama diffamazione, quindi non si possono fare i nomi. Teoricamente
ma tanto chi conosce queste cose collegherà benissimo senza problemi, sono gli agenti. Se un agente è bravo ti fa questo lavoro perché tu hai questi poveri capi collane, altre cose che effettivamente sono in cattive condizioni, magari non capiscono niente, ma comunque sono in cattive condizioni e dicono, a me occhi pubblico che mi arriva solo cacca, arriva la gente che dice guarda, questo è scritto un po' meglio del solito oppure questo è scritto bene, tu volevi questo tipo di storia e lui dice wow, grazie, mi hai salvato, ci dà un'occhiata. Magari è scritto veramente bene, gli piace, ma non perché capisca che è scritto bene, perché lui non capisce, perché tante volte non ha alcuna formazione, anzi praticamente sempre non ha alcuna formazione. E se dicono di aver la mentone, basterebbe fare un test basato su il tipo di approccio e di richieste che Wally ha visto, perché sono le cose che pretendo che uno impari, ok? E, però un testo buono non serve sapere che è buono per percepirlo come buono, cioè non ti serve sapere la teoria. Se servisse sapere la teoria per capire che un testo è buono, sarebbe inutile studiarla perché soltanto quelli che hanno studiato capirebbero. Un testo buono lo capiscono tutti, perché semplicemente non ti si accartoccia il cervello e si forma il nodo mentre lo leggi, non ti viene a domandarti se quello che sta scrivendo è un totale deficiente, e tutto quanto è molto sensoriale, chiaro, emozionante. E queste sono cose che non serve aver studiato per saperle, e quindi anche gli editor peggio formati, se gli arriva un testo scritto bene, e bene non vuol dire bene a fantasia, bene per mia opinione, bene per queste cose, ma scientificamente bene, ovvero vuol dire che il cervello ha immagini precise e stimola emozioni precise in base al funzionamento dei neuroni specchio stimolato dalla scrittura, perché ricordiamo che il nostro cervello non distingue la finzione dalla realtà, un testo scritto è reale quanto un'esperienza reale per il nostro cervello, motivo per cui si suscita, si stimola negli autori la consapevolezza di usare anche sensazioni sonore, sensazioni non solo la vista in un testo, perché altrimenti il cervello comincia a dire: ehi, c'è qualcosa che non quadra in questa simulazione che stiamo vivendo, ok? Il nostro cervello addirittura ha dei sistemi di feedback per evitare di scambiare le finzioni per realtà. Se noi guardiamo un quadro, quante sono sazie? Se noi non avessimo dei sistemi di feedback che dicono al cervello, e guarda che in realtà non sta accadendo, cioè non stai mangiando anche tu, noi potremmo letteralmente rimanere imbambolati, convinti di essere sazi, fino a quei meccanismi nel nostro cervello che ci impediscono di morire di fame mentre guardiamo un quadro di persone che sono sazie, ok? Perché per noi noi li vediamo e per noi siamo anche noi sazi. Ma il feedback ci dice, ma non hai mangiato, ok? Quando noi leggiamo, viviamo quello che c'è nel testo. E questo anche senza conoscere nulla è possibile. Quindi, se tu sai scrivere bene, ma bene veramente, quindi nel modo detto del mostrare dettagli concreti, corretti, sensoriali, anche il peggioretto del mondo dirà: oh, sto testo non ci dovrò impazzire per sistemarlo perché è buono. E quando gli fai risparmiare fatica e gli proponi un testo che non ci dovranno lavorare come dei matti per renderlo decente, ma è un testo che come gli arriva basta giusto un paio di giri molto leggere ed è a posto. E loro ringraziano perché comunque la gente gli fa un lavoro massacrante, non è che c'ha tanta voglia. Quindi se arrivi all'editor e sei bravo, la pubblicazione c'è. In quei casi sì. Posso fare un nome perché una persona che funziona bene, nel senso che effettivamente ha aiutato un'autrice, lì posso fare un nome, ma per il resto di quello che sono posso fare nomi. Allora, proprio perché abbiamo detto che le nostre opinioni fondamentalmente si sono diffamazioni, quindi si trasformano in querele, io per non saper leggere e scrivere ho comprato un libro scritto da Francoforte, che è un editore, che è il responsabile di collana di Gialli Mondadori, altre collane di Mondadori, oltre che essere un autore noto, che si intitola Agenzie Letterarie, quali sono, come operano, come contattarle. Poi vi metto in descrizione il link, ho preso in ebook 2,99 € formato Kindle. Quindi lui ha diviso il libro in due parti, la prima parte che spiega cos'è un'agenzia letteraria, come funziona, spiega per tutti i servizi, quali sono da pagare e quali non sono da pagare, e poi fa una cernita di una ventina, trentina, se non mi ricordo esattamente, case agenzie letterarie che lui conosce molto bene e che consiglia e spiega per cose consigliate, qualche categoria o meno. Adesso, se vuoi, puoi fare anche il nome di quella che conosci tu. Allora, prima di fare il nome della gente di cui posso fare il nome perché appunto posso dirne bene, vorrei citare il problema tipico che ci sono con le agenzie e con gli agenti, e lo può sperimentare chiunque provasse a scrivere ai principali agenti e agenzie attuali. Per
nel senso che è il tipo di risposta che ti danno davvero. Anche un'agenzia letteraria molto 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 famosa che detiene i diritti di certi personaggi molto famosi, e già così, quando dirò cosa chi è, cosa promette, chi ha un po' di esperienza collegherà direttamente, ma non sto facendo nomi, e se non hai grandi esperienze non puoi collegare, quindi non è diffamazione per adesso. E questa grandissima agenzia, gli arriva magari il testo di uno sconosciuto, questo è stato un caso che è avvenuto davvero, quindi l'ho scoperto tramite i miei contatti per questo motivo, a questo sconosciuto gli ha detto: guarda, se tu ci paghi, non mi ricordo che cifra fosse, intorno mi sembra 10.000 euro, una cosa simile, noi ti garantiamo che non solo ti faremo l'editing, perché tu hai scritto un testo bellissimo, e ovviamente è un testo di merda, non solo noi ti faremo l'editing, te lo sistemeremo, bla bla bla, ma ti garantiamo che ti troviamo la pubblicazione con un grande editore. Ovviamente è una cosa che nessuno potrebbe dire, neanche se fossi il più grande agente del mondo, perché se c'è un testo che è una cacata o che semplicemente nessuno dei grandi editori in quel momento è interessato, non puoi garantire nulla, almeno che quei soldi che ti ha dato non li rimetti tu per dare una mazzetta e dire: però per favore pubblica, almeno se no ci rimetto la reputazione, ecco. E altri casi più semplici, più anche magari meno schifosi di questo, che questo è un caso, diciamo, chi bazzica, chi fa la gente, o sta mentendo o sa che succede, perché perfino io che sono abbastanza fuori, mi capita abbastanza spesso, dai pochi contatti che ho nelle case editrici e altro, che mi arrivino queste cose, cioè queste indicazioni di come sta diventando sempre peggio, perché una volta non era così, e che hanno sempre meno soldi, sono sempre più disperati e vanno sempre più su fare fondamentalmente gli editori a pagamento, ma senza manco la pubblicazione. Ti spillano i soldi e ti danno delle promesse e poi cavoli tuoi, tanto non succedeva niente. Caso tipico invece: ah, il tuo testo è veramente incredibilmente interessante, esattamente la risposta che devono avere a pagamento, ok? E poi la gente ti dice: guardi, visione, secondo me poi riusciamo a trovarti qualcuno, quindi nessuna promessa, ok? Lì qual è la questione? Ti fanno pagare l'editing, ti fanno sganciare un 2-3 mila euro, loro si incassano quei soldi, delegano l'editing a quei prezzi da morti di fame e sciamannati senza alcuna competenza, perché se avessero non farebbero quei prezzi, cioè 2-3 euro a cartella, ok? Delegano a quelli, e quindi tu gli dai il tuo capolavoro di 400 cartelle e loro danno 1200 euro allo schiavo, 800-1200 euro, una cosa così, loro te ne chiedono 4.000, 3.000-4.000, ci fanno una bella cresta, zero fatica, ti fanno la revisione, il tuo testo rimane una schifezza come prima, e quindi non riusciranno mai a piazzarlo, però hai avuto l'illusione che il tuo testo era buono, che è stata solo sfortuna, che è un momento del mercato, perché comunque l'avete sistemato. È una cosa abbastanza spregevole anche quella, e anche lì lo fanno perché anche loro devono campare. Uno dice: ma se per campare devi fare cose che sono fondamentalmente circonvenzioni di incapace, sarebbe meglio non farlo. È vero. Però, mettete un'altra prospettiva, c'è anche gente che spaccia, quindi potrebbe andare peggio, ragazzi, voglio dire. Però sì, è un settore brutto. Ora facciamo il nome bello. E ho un agente di cui posso fare il nome perché porta veramente risultati, e la Rotundo. Adesso non mi viene in mente il nome di battesimo. Comunque, se cercate agente letterario Rotundo, la trovate. Lei segue Giulia Besa, la segue comunque. Giulia Besa è brava, quindi quindi la Rotundo è in grado di avere dei testi scritti bene e posizionargli con editori, e le fa avere contratti. L'ha fatta pubblicare da Spinning Camp, l'ha fatta pubblicare da Giunti un casino di volte, le ha trovato adesso altri contatti con quell'altra casa editrice che non mi ricordo qual è, francamente, ma sono cose in uscita breve. E quindi, se uno dice, un agente che, se scrivi bene con un po' di fortuna, scrivi veramente bene, che Giulia Besa scrive bene, con un po' di fortuna è in grado veramente di valorizzare, di far finire il tuo testo sotto gli occhi delle persone giuste, o a me risulta, poi io non ci lavoro, non lo so, ma mi risulta da quello che mi dicono, che lei ti porta la pubblicazione. Si chiama Loredana Rotundo. Ok, mi scordo sempre i nomi io, quindi... Quindi io, dovendo dire, l'unico nome che conosco di cui posso parlare bene è questo. Uno mi dirà: ma tal de tali famosissimo, eccetera, eccetera. Quasi sempre ho sentito che fa le cose che vi ho appena detto, tal de tali famosissimo, eccetera, oppure non lo conosco neanche, perché fondamentalmente quando il giro è così ti passa anche voglia di stare a informarti, perché è come se ti dicessero: sai, in 100 metri cubi di merda, però qualche volta trovi una tegola del tetto e la puoi vendere su 2 centesimi su eBay. E io dico: ma quel lavoro fallo tu. Cioè, non vado a frugare in quell'ambiente, ok? Quindi io quel nome, per poter fare un nome positivo, ce l'ho. Poi io i dettagli più che tanto non li conosco.
parte quelli brutti. Allora, adesso ci sarebbe da parlare delle case editrici a pagamento. Ok. E dell'autopubblicazione, che per quanto possa sembrare la stessa cosa, in realtà sono due cose ben diverse. Possiamo metterlo nell'altro video anche questo? Cosa dici? Secondo me sì. Perché così andiamo a parlare di tutto un argomento. Libri brutti, quelli case editrici a pagamento, libri bruttissimi case editrici a pagamento, possibili libri molto belli in autopubblicazione, ma anche molti libri brutti perché comunque non seguono tutto il processo editoriale che abbiamo visto. Con questo personalmente mi sento di suggerire che se volete autopubblicare, fate autopubblicazione magari su Amazon piuttosto che andare a case editrici a pagamento. Penso che sia d'accordo anche tu su questa cosa, giusto? Sì, e la cosa migliore è anche perché poi ci sono quei ragionamenti che accennavo prima, dei problemi che ti può dare anche un editore tradizionale, anche un bel editore, e poi la prossima volta oppure potremmo dividere, ragioniamo come fare, perché in realtà il discorso autopubblicazione è un discorso legato all'ecosistema di marketing. Tanta gente vede l'autopubblicazione come la scappatoia per farsi pubblicare cose che gli altri stanno rifiutando. In realtà l'autopubblicazione è un'ottima cosa. E non tanto perché fai magari qualche soldo in più di royalties, quella è proprio la cosa più stupida del mondo, la cosa meno importante del mondo, ma per tutti dei ragionamenti di ecosistema e di controllo di quello che avviene che perdi con l'editore. Anche con l'editore più bravo, permissivo e tutto del mondo li perdi perché lui stesso non ha quel controllo. Gli editori hanno un controllo debolissimo su quello che fanno. Cito dall'intervista precedente fatta a Galatea Veaglio, l'autrice, che parla di case editrici a pagamento e all'estero sono chiamate Vanity Press, tanto per intenderci. Sì. Noi potremmo anche fare una traduzione italiana più semplice, tipo pubblicazioni per scemi di merda, però. Beh, mi sembra una traduzione letterale. È perché paghi molto di più che pagare la sola tipografia e non è neanche granché di controllo. Ti fai l'autopubblicazione invece che farti il print on demand con Amazon perché dici, ma la qualità della copertina come cartoncino, come inchiostro e tutto non mi piace tanto. Ti trovi una tipografia, paghi di più perché il costo a copia di Amazon in print on demand è molto basso, paghi qualcosa di più. Ti fai una bellissima autopubblicazione in cartaceo che poi puoi vendere tramite un tuo store sul tuo sito. Vendere puntando soltanto alla tua mailing list di persone che hai raccolto in un apposito funnel dei tuoi fan usando sia il libro che altri meccanismi, puoi farci tante cose e avere un libro che ti è costato la metà o un terzo che andare con l'editore a pagamento che poi ti chiede 5.000 euro e con 5.000 euro ti ci mette che ti dà 100 copie e lui ci ha fatto tutto il margine sia nella vendita delle copie che nei soldi che hai dato senza motivo. Quindi veramente da scemi di merda, cavolo, chiunque può andare a chiedere una tipografia e chiedere, senti, se ti chiedo anche soltanto 200 copie me le puoi fare, fanno ormai tutti stampa digitale, ti dicono certo, o un servizio online anche. Allora, adesso le ultime due domande le trasformo in un'unica domanda, poi dopo ci sarà una domanda a piacere. Allora, questo vale un po' per tutti, però perché dovrei fare il tuo corso? Punto di domanda. E se faccio il tuo corso, ma questo poi vale per chiunque, magari puoi fare un disclaimer su questa cosa. Se faccio il tuo corso sarò senz'altro pubblicato? Allora, perché fare il mio corso? Beh, in realtà la risposta è semplice. Uno, prima fa il mio corso base. E lì a quel punto, perché fare il corso base che è gratis? Metti che non sei sicuro di quello che ho spiegato, vuoi capirne di più, è gratis, non ti costa niente, ti costa il tuo tempo. Ok? E uno può dire, ok, il tempo però ha un certo valore. Sì, se però ad esempio stai guardando questo video in un gruppo di aspiranti scrittori, in questo gruppo ci entri tutti i giorni e ci passi un'ora e mezza, il tuo tempo probabilmente non ha chissà quale valore perché lo stai sprecando. Quindi, gente, siamo nell'ottica che il tempo in generale ha valore, ma per tante persone no perché lo buttano. Quindi, invece che buttarlo, invece che cazzeggiare per 2 ore su Facebook, dedichi 2 ore al giorno per, che ne so, 5-6 giorni, ti fai tutto il mio corso base gratis. Dopo aver fatto il corso base, se quello che c'è ti ha convinto, cioè hai capito quello che c'è scritto fondamentalmente, perché se lo capisci è automatico il convincimento perché è legato a cose puramente di fatti, fatti non opinabili e cose scientifiche, se
Se sei convinto, a questo punto non c'è più da dire perché dovresti fare il corso avanzato. Vorrei fare tu il corso avanzato. Al massimo la questione sarà se te la senti subito di pagare 1000 euro se vuoi le rate. Ma il corso base è lì per quello, perché il corso base genera il convincimento se sei in grado di capirlo, cioè se sei abbastanza motivato. Se anche il corso base ti fa dire no, però perché dovrei farlo, non farlo. Uno non deve essere convinto, uno deve arrivare pronto. Se uno non è pronto a fare un corso, non bisogna provare a convincerlo, non è pronto, non capirebbe. Le cose gli entrerebbero in un orecchio, verrebbero setacciate dal sistema di bias cognitivi che lo porta ad autodifendersi per fare in modo di non dover accettare che tutto quello che ha scritto fino a quel momento è una schifezza ed è talmente imbarazzante che la sua stessa madre ha dei problemi a fargli dei complimenti, che è il caso tipico degli scrittori, ok? Che hanno gli amici o la madre che gli fanno i complimenti perché hanno scritto e sono in imbarazzo a farglieli e devono tirare fuori cose generiche perché in realtà ha fatto schifo anche a loro, ok? E quello è il caso tipico. Quindi uno ha meccanismi di difesa che ti dicono: no, ma io non posso dire che ho sprecato gli ultimi 15 anni della mia vita a fare schifo e ho fatto cose vergognose. E quindi se io accetto che quello che quello che dice quel corso base è vero, vorrebbe dire anche accettare che io faccio schifo, eccetera, eccetera. Ok, se c'è quei meccanismi difensivi non devi fare il corso, né quello gratis, né quello a pagamento, devi fare niente. Serve un percorso fondamentalmente in ambito psicologico, sarebbero l'ambito del colloquio motivazionale, cioè un percorso pre-terapia in cui si arriva a capire di dover cambiare i propri paradigmi e accettare di dover fare un certo percorso per, può essere, disintossicarsi all'eroina, smettere di fumare, imparare a scrivere, qualunque sia il problema che va risolto. Ok? Quindi io non voglio mai convincere nessuno. La gente guarda, vede, se è pronta compra, se non è pronta evidentemente non compra perché non era pronta. Quindi io non vi convincerò. Passiamo invece alla parte più interessante. Dopo aver fatto il mio corso verrà sicuramente pubblicato? No, no, assolutamente no. Tra l'altro, se cominci ad appassionarti troppo all'idea di dover fare cose originali, innovative, interessanti, quindi non le solite cose già viste 1000 volte, soprattutto in ambito fantasy e fantascienza. Quindi fare cose che sono più rivolte non al pubblico generico, ma ai lettori appassionati che le altre cose le hanno già viste, perché il pubblico generico, se gli fai una storia con i viaggi nel tempo, proprio super cliché, loro non l'hanno praticamente mai vista, magari hanno visto solo Ritorno al futuro, gli piace, perché per loro è nuova. Ok? Gli fai una cosa super cliché di fantascienza o fantasy, per loro è nuova, gli piace. Ok? Quindi per il pubblico generico, anche le cose che un autore più stagionato e che ha molta esperienza perché, e torniamo alla cosa di leggere molto, ha letto molto e quindi ha visto certe cose molte volte e non le vuole più. Se tu vai a voler scrivere molto bene, anche in quell'ottica, a fare cose più interessanti, un editore può dire: sei un po' troppo di nicchia, però. Ok? Quindi addirittura tu fai il mio corso, lo prendi troppo seriamente e magari hai meno possibilità di pubblicare. Perché loro hanno più piacere se tu magari scrivi peggio di come scriveresti facendo il mio corso avanzato, ok? Ma magari gli porti una cosa vendibile come l'ennesima fotocopia di Harry Potter, perché tantissima gente non ha letto manco Harry Potter e gli piacerebbe una cosa simile, ok? Quindi col mio corso non solo non pubblicherete, ma avrete meno possibilità. Mi sembra un'ottima pubblicità, quindi possiamo concludere queste domande, diciamo, prestabilite, dicendo che chiunque ti prometta che se gli dai dei soldi per fare qualsiasi cosa, ti prometta di pubblicarti, ti sta prendendo per il culo, tranne ovviamente se è un editore o una casa editrice seria. Qualcuno se la casa editrice dice ti pubblichiamo, su quello siamo a posto, corretto? Corretto, certo che mi preoccuperei se la casa editrice seria ti chiede dei soldi per essere pubblicato e non dice, perché poi quella cosa te la fanno veramente in modo serio, non è a pagamento, a pagamento è la mazzetta. Quindi non è editoria a pagamento, è editoria tradizionale, ma con la mazzetta. Allora, queste cose io ancora non ci sono arrivato a sentirle. Sono fermo alle cose oneste dello spillare soldi per servizi che non servono, queste non le ho ancora sentite. Ma sai, l'editoria va così male che prima o poi la speranza c'è, che capitino. Allora, prima di concludere, vuoi una domanda a piacere? Poi vediamo, ti darò il voto finale. In mente domande, scegli tu. Oh, possiamo concludere, tanto abbiamo da fare tutti i video che vogliamo, non c'è nessun problema. Sì, ne abbiamo fin troppe perché in realtà abbiamo messo così tante cose per la prossima che secondo me il discorso ecosistema di marketing e autopubblicazione potrebbe finire in un terzo video. Lo scopriamo la prossima volta. Ci stavo pensando perché poi ho già visto tanti video a tema autopubblicazione, case editrici, pagamento e compagnia bella, che è un argomento molto interessante, devo dire la verità, perché molti non lo capiscono,
capiscono dopo che sono stati fregati, fondamentalmente. O lo affrontano anche attenzione, dalla fregati dalla loro vanità, non dalla tipografia, perché la tipografia fa il suo mestiere. Dici voglio i libri, loro te li stampano, tu glieli paghi, quello è perfettamente legale. La fregatura è dalla propria vanità. Sì. Può essere interessante affrontarlo perché io non l'ho ancora visto, forse perché non avrò visto abbastanza video, non lo so. Che ho parecchi articoli all'epoca li ho letti, di gente che parlava di autopubblicazioni, di self-publishing. Io preferisco di autopubblicazione all'italiana, però vabbè, self-publishing, oppure di case editrici a pagamento, eccetera, eccetera. Però lo affrontavo sempre dal lato sbagliato, che oddio, anch'io lo affrontavo per spiegare le cose a grandi linee, quello delle percentuali, dei soldi, ma è per far capire alcuni concetti in relazione all'editoria. Il lato giusto è quello dell'ecosistema di marketing. E io da quel lato ancora non l'ho visto affrontato, però magari mi sbaglio, può essere che ultimo 1 o 2 anni qualcuno abbia affrontato anche quel lato, non in Italia magari, perché all'estero queste conoscenze sono un pochino più note, anche se non ho visto neanche lì video a tema. All'estero ultimo 1 o 2 anni un po' di ragionamenti di marketing un pochino più intelligenti ho visto che stanno apparendo su YouTube, ma non sull'editoria, per cui non so. Devo dire che alcuni dei video della Chiara Beretta Mazzoni, che è un editor, sono proprio su questo tema e sono fatti bene, anche sul discorso promozione, marketing, libraria. La Beretta? Sì, confermo. Ok, siccome non ho sentito bene il nome, non ho sentito bene il nome. Allora, caro Duca di Baionette, H. Marco Carrara, grazie mille per questa simpatica chiacchierata. Ci vedremo altre volte. Prima faccio altre interviste con un po' di autori o un editor che casualmente abbiamo, come si chiama, nominato prima, e altre professionalità. Ho trovato un grafico che fa le copertine dei libri, quindi parleremo di tante cose interessanti. Grazie mille di essere stato qui con noi. Alla prossima. Ciao a tutti, grazie per avermi seguito. Se siete arrivati fino a questo punto, siete dei santi e degli eroi o delle eroine. Quindi mi raccomando, devo fare i video di 100.000. Iscrivetevi e cliccate sulla campanella come se non ci fosse un domani, così sarete sempre informati quando uscirà un nuovo video. Ciao a tutti e grazie.